Salve a tutti gente, bentornati qui a un nuovo episodio di Blank Dream. Dunque, oggi cercheremo tutti gli specchi di Roitaro e di Yuzu, che in realtà sono semplicemente 1 mi sembra, uno per Roitaro e uno per Yuzu, che praticamente fa finire. Abbiamo scoperto, se non vi ricordavate male, che c'era un'anima all'interno della piccola. Abbiamo preso questa roba che non so cosa sia, vi giuro. Boh, King Portrait, vabbè. Allora, dato che mi è veramente un po' troppo complicato capire dove andare, per trovare il terzo specchio di Yuzu dobbiamo ritornare nel reame della morte. Mi sono sbagliata. Allora, dobbiamo andare qua. Molto bene. Discendi. Scendiamo qua. Scendiamo qua. Scendiamo qua. Questa dovrebbe essere tipo la porta Mystery Sky. Perfetto. Credo che questo sia quello di Yuzu. Salviamo. Infatti. Ah, ecco qua. Perfetto, ora che sappiamo che è qua, andiamo a prendere la nostra cara e vecchia Yuzu. Eccoci qua, vediamo cosa succede. Oh, un altro dei miei specchi. Questo è il terzo. Potrebbe essere, sento che è il finale. Fammi vedere la giusta via. Se andremo insieme non avrò paura del reame, sì, è la solita cosa. Andiamo. Come on. Io c'ho paura, però. Sapete perché? E lo sapete tutti perché. No, non è di qua, è di qua. Grazie. Ho paura di beccare la figura nera. Per questo faccio vedere tutta la strada, perché probabilmente succederà qualcosa di spaventoso. Io lo so che succederà qualcosa di spaventoso. Perché non dovrebbe succedere qualcosa di spaventoso? A me. Cioè, io mi sto cagando in mano da sola. Cioè. Sì, discendete insieme. Su. Avanti, ragazze. Coraggio. Ce la potete fare. Come on. Dai che voglio vedere il sogno d'amore di Yuzu tutto coronato, tipo bellissimi cosetti e robe varie. No. Vai. Ah, ok, vediamo un po' cosa dice. Sembra differente dagli altri, come l'atmosfera e l'aria. Non avrei mai trovato questo posto da me. Vabbè, sì, infatti siamo un po' rincoglionita. Lo scherzo, scusa. Dai, diamo un taglio alle chiacchierate. Sono troppo emozionata, devo farlo, devo andarci. Insomma, vuole sapere come è andata a finire. Oddio. 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 Oddio! Se io, ipoteticamente, fossi morta presto. Queste sono le frasi di Yuzuru, se mi sbaglio. Poi tu mi avresti dimenticata. Sì, sono le frasi di Yuzuru. Pochi giorni fa, il corpo di Yuzuru Inohara era stato trovato a Mirror Lake. Oh, si è suicidata allora, alla fine. Perché? Perché l'hai fatto, Yuzuru? Era sola? No, non è stato abbastanza. Non abbiamo speso abbastanza tempo insieme. Oh no, si è data la colpa del suo suicidio, fantastico. Anasaki sembrerebbe un po' giù ultimamente. Un po' depressa. Voglio dire, lei andava d'accordo con Inohara. Così capisco che lei possa sentirsi depressa, ma non è quel tipo di tristezza, cupezza. È come. Che cosa? La libreria locale non basta. Loro non hanno libri su questo tipo di roba. Ho bisogno. Oh, che succede? Sedute spiritiche, necromanzia. È tutto poco credibile. Non voglio questo tipo di cose dell'occulto false e no sense.
Yuzu, sei andata in classe? Intendo anche... penso che voglia anche dire sei andata a lezione, una cosa di questo tipo. Se apro il cancello, questa strada... Oggi segna un anno da quel giorno. Aspettami, Utsuru. Ho fatto bene i miei compiti quest'anno passato. Quindi lei si è suicidata per raggiungere Utsuru? Nel mondo degli specchi? Usando la magia nera? Capisco. Adesso cominciano ad essere un po' chiare un po' di cose, ragazzi. Ricordo tutto. Come sono morta, il mio desiderio e ogni altra cosa. Bene, è buono sapersi. Qual era il... Di certo non aveva niente a che fare con quelle cose, con quella cosa di magia nera, ma dovevo essere un po' sull'orlo, un po' stressata, ecco, sull'orlo di una crisi di nervi, tipo. Immagino, ti è morta l'amore della tua vita. Ok, tu va bene tutto, però credo che impazzirei pure io. Sono un poco esausta. Trovare tutte queste memorie mi ha un po' scaricato. probabilmente. Una volta avevo una sorta di vabbè. vuoi andare più avanti? Sì, probabilmente voglio andare più avanti, grazie. Portami con te se lo vuoi. Se lo farai, se lo vuoi. Io sento che c'è qualcosa di veramente importante in questo mondo più avanti. Anche secondo me siamo vicini a una soluzione al primo finale buono, probabilmente. Deve essere la sua porta per terminare il tutto. Andiamo a vedere cosa succede. Aprila, aprila. Che cosa succederà? Incontrerà... Che cacchio è quella? Chi è? C'è qualcuno lì. Tu sei... Una volta c'era un pittore. Lui era conosciuto come il genio malato. Un genio malato. Ritsuo Usui. Usui? È parente di... Ah, il pittore, il nonno! È il parente di Mishiro. Quello che è venuto alla sua festa di compleanno. Tu conosci mio nonno? Infatti è tuo nonno, appunto. Aspetta, Mishiro. È come se... Forse lei non può vederci. Ah, non ci vede. Rizu aveva una moglie, ma aveva anche una relazione con una domestica. Ah! Intrighi. Intrighi, tesori. Qui si fa veramente molto bello, anche però se sembra molto triste. Con sua moglie ebbe un bambino, Shinji. Con la domestica ebbe un bambino, Tamaki. Penso sia maschile, femminile. Non so se sia Tamaki sia un nome femminile o maschile. Vabbè, non lo so. I due bimbi di Rizu nacquero da differenti madri. Quindi, cosa vorrebbe andarmi a significare tutto questo? La famiglia di Yuzuru ha dei segreti, eh? Tamaki era un figlio illegittimo di una tresca, ma a causa del fatto che Shinji non mostrò interesse per l'arte, l'affetto di Rizzo era spesso diretto a Tamaki, che aveva un interesse nei confronti delle arti. Ah. Storie un po' strane, eh? Tamaki imparò l'arte da Rizou e gli diede profondo amore, cresciuto all'ombra della famiglia Usui. Ma questi giorni irregolari non potevano durare, questi giorni irregolari. Il senso della frase mi sembra un po' stupido, però vabbè, lasciamo stare. Quando Tamaki compì 12 anni, la moglie di Rizou conobbe la sua esistenza. Ciao. Rizzo divorziò da sua moglie, ma diede a Tamaki e a sua madre sempre lo stesso amore di sempre. Fino ad ora nessuna tragedia si era verificata. Perché doveva verificarsi una tragedia? Cosa sta succedendo qua? Ma quando Tamaki compì 18 anni, Rizzo fece
un imperdonabile errore. Oh. Di cosa vogliamo parlare? Ho paura. Lui ebbe una relazione con Tamaki, con la propria figlia, e la mise incinta? Cosa? Ok. Che cazzo? Sono... Cazzo. Porca puttana. No. No, non ditemi che allora... Oddio, no, adesso ci sto capendo. Oh. Ditemi la verità. È Utsuru, vero? Lei è scioccata, giustamente. Oddio. Non posso crederci. Non posso crederci. Cazzo, no. Nonno, cosa hai fatto? Lei capisce tutto adesso. Oh mio Dio, che shock. Tamaki era profondamente ferita e spaventata da Rizou, e con sua madre scapparono da lui. Si volatilizzarono, andarono via da lui, insomma. Oddio. Ma il bambino che ne nacque non aveva niente di strano. Così decise di dare alla luce il figlio di suo padre. Tra l'altro è una femmina, adesso me ne rendo conto che Tamaki è un nome da femmina. Madonna mia, sono scioccata, ragazzi, cazzo! Completamente, cazzo! Madonna mia! Così Tamaki ebbe una figlia. È Utsuru, ci scommetto. È Utsuru. Una figlia tra padre e figlia? Sì, parenti e bambini? Sì, Mishiro, sì. Sì, è proprio questo di quello di cui stiamo parlando. Tamaki pensava che lei non avrebbe potuto avere una vita normale, una vita felice, ma fortunatamente 2 anni dopo lei ebbe un matrimonio corretto. Sì. Tranquillamente ebbe un figlio con suo marito. Tamaki stava cominciando a rimettersi in piedi. Ad ogni modo, lei non si riprese mai completamente, si potrebbe dire così, ecco. Le ferite mentali di Tamaki che aveva sofferto erano più profonde di quanto lei potesse immaginare. Sì, così. Quando la sua ormai cresciuta figlia con Rizou cominciò ad andare alla scuola d'arte, le vecchie ferite di Tamaki si riaprirono. Ebbe dei suoi flashback con Rizou e della paura che aveva di lui. Tamaki lottava per dare affetto a sua figlia. Aveva tenuto dentro di sé tutte le emozioni negative, cercando di non riversarle su di lei. Ve lo traduco così perché mi sembra uno scioglilingua allucinante, non riesco bene a capire come farlo. Ad ogni modo tratteneva le sue emozioni per non darle sulla figlia. La mente di Tamaki velocemente si spezzò sotto quel peso. Oh, poverina. Che storia. Un giorno Tamaki uccise la sua figlia. Oh, ho capito. Quindi Utsuru, se è sua figlia, ed è figlia di Rizou anche... Ah, non si era suicidata dunque, era stata ammazzata proprio. E povera Yuzu. Tamaki perse pezzi. Lei non cominciò a sentirsi ansiosa? A provare ansia non solo nei confronti di Rizou, ma anche di tutti gli Usui. Aia, stava proprio impazzendo completamente, ci credo, dopo aver ammazzato una persona e essere stata ingravidata dallo stesso padre. Lo sarei anch'io. Incapace di vedere una qualsivoglia speranza di fronte a lei, cadde dietro la più totale disperazione. Ve l'ho tradotta così, non lo faccio alla lettera. Rizou morì di cause naturali pochi anni dopo, e mentre lei aveva diritto alla sua eredità, lei rifiutò di prenderla. Lei non voleva nemmeno lasciarla al figlio maggiore, Shinji, che è il
padre di Mishiro, se non mi sbaglio, giusto? Credo, sì, perché secondo quello che ha detto, sì. Poi, alla fine, Tamaki, che si era mantenuta in vita nonostante fosse impazzita molto tempo prima, incontrò la sua fine. Ma quando lei guidò furiosamente giù per la strada per ucciderla, lei prese sotto suo figlio per sbaglio. Oddio, il figlio è Hayato! Oddio! È lei che ha investito Hayato, non ci posso credere. Scusate, oddio. No, ma che cazzo di sfiga, porca puttana. Tamaki realizzò che quella era la fine. Direi proprio di sì. Così lei si tolse la propria vita per scappare dalla disperazione. Oddio. Non è possibile. Questo è così incasinato. Sono d'accordo con te. L'anima di quella donna è ora costretta qui, a differenza delle altre anime. Il mondo la sta forzando a rimanere in questo posto. Oh! L'anima di Tamaki è ora... Credo che si possa tradurre anche imprigionata nella morte. Così lei non può scappare, ma deve guardare in faccia i fatti. Che brutto! Questa è certamente la mia punizione. Quindi lei è Tamaki. Sono andata avanti per un po'. Non posso vederti o sentirti, ma io so che tu sei lì. Quindi ci percepisce in qualche modo. E beh, ovviamente. Ha visto la porta aprirsi, ovviamente, sì. Non so chi tu sia, ma vai ora. Andiamo, Mishiro. Non dovremmo stare qui troppo a lungo. Madonna mia! Sono sconvolta. Sono profondamente e completamente sconvolta. Dovremmo essere ritornati nell'usuale posto. Con la storia di Tamaki ho realizzato qualcosa. Ascoltiamo Yuzu. Ok. Cominciamo. Cosa succede? Che sta succedendo? Prima di tutto, Mishiro, io penso che tu possa aprire questa grande porta qui dietro. Tu la puoi aprire... Cos'è quel... Che cazzo c'è lì? Tu puoi aprirla... Hai già aperto porte simili, giusto? Quindi credo che tu possa aprire anche questa, se ci proverai. Ok. Chi è intanto questa figura del cavolo che c'è dietro Mishiro? Perché c'è un fantasma lì? Me lo puoi spiegare, per piacere? Così, prima che... adesso si è accorta che c'è quella cosa! Ah! Ho paura. Chi è questo? Vai via! Oh, è Utsuru! Adesso capisco da dove è saltata fuori! Fermati! Smettila di mischiarti! Non ti mischierai più! Dammi indietro il mio mondo. Oddio, troppo veloce. Yuzu, perché? Yuzu? Questo lavoro va già bene. Tu ascolta questo. Ascolta anche tu questo. Quello che ho da dire. Io sono Yuzu Anasaki, una ragazza delle scuole medie che ha commesso omicidio a 15 anni a Mirror Lake. Ok. La ragione per cui ho ucciso me stessa era, senza mezzi termini, che volevo incontrare la ragazza che amavo. Oh, cara. Ragazzi, mi sento veramente... Qualcuno l'ha uccisa a Mirror Lake.
E mi ha reso estremamente triste. E ci credo. La ragione della tua vita, praticamente. Così ho letto tutti questi libri sulla magia nera e ho ucciso me stessa per andare nell'oltretomba, comunque, nel mondo dopo la vita. Morendo nello stesso posto, estremamente... esattamente un anno dopo. Dicevano che avrebbe funzionato. Va bene quella ferita? Effettivamente... Ah, non preoccuparti, per me. Non importa veramente ora. Eh? Penso che questo posto sia una differente oltretomba da quella menzionata nel libro, ma alla fine io sono venuta in questo mondo, quindi mi ci devo adattare, credo. Credo sia questa la cosa. Credo che ci sia un motivo. Una roba di questo tipo. Penso. Ma sembrava che c'era qualcosa che, da cui che avrei potuto guadagnare da questo posto, ecco. Quella ragazza, lei diceva sempre che lei era qualcuno che non sarebbe dovuto esistere. L'ho sempre trovato strano e mi chiedevo il perché di quelle parole. Non dice proprio così, però questo è il significato. Ma ora ho capito il perché. Più o meno. Lei era nata tra una ragazza e il proprio padre, tra Tamaki Nohara e Rizou Usui. La sua nascita era un grosso tabù. Direi proprio di sì. Non è vero, Utsuru? È lei, lo dicevo! Yuzu! Lascia questo mondo! Non può parlare come vuole? A quanto pare. Lei non ne ha bisogno. Io lo so. Perché io ho sempre capito, Utsuru. Oddio. Grazie, Mishiro. Perché grazie a te io ho potuto conoscere le mie memorie, il mio desiderio. Ho imparato tutto quello che c'era da imparare sulla nascita e la morte di Utsuru. Il mio desiderio era incontrare Utsuru ancora una volta. Ed è diventato realtà finalmente. Oh. Il tuo corpo! Yuzu. Ho fatto quello per cui sono venuta in questo mondo, così sono soddisfatta. Sono questi sentimenti che mi hanno tenuta qui così a lungo. Ma Utsuru era qui prima di che ci fossi io. Oddio, che tristezza, santo cielo. Non so che tipo di desiderio tu abbia, Utsuru. Io invece lo immagino. Ma considerata la tua nascita e la tua morte, sono certa che non sia qualcosa di semplice. Io credo che sia molto simile a quello di Mishiro, invece, sai? Io spero che diventi realtà. Oh. Sono contenta che nonostante il tuo stato, tu possa ancora riconoscermi. Ah, perché è diventata effettivamente un Hollow. Ah, ok, ho capito adesso. Vi ricordate l'altra volta? Vabbè, le spiegazioni dopo, intanto andiamo avanti. Oh, sta sparendo. Scusami per aver scavato nel tuo passato. Vabbè, dai, ormai siamo tutti morti, che cosa te ne frega, su. È sparita! Lei era rimasta qui molto più a lungo di noi e finalmente ha realizzato il suo grande desiderio. Dai, poi dopo ci pensiamo anche a te, Roitaro. Che storia triste. Deve essere soddisfacente, non è vero? Il suo desiderio. È il mio desiderio. Ehi, dove vai? Ehi, aspetta! Utsuru, non è vero? Era lei? Lei, la sua anima, come noi... E la sua anima è come noi, mi chiedo? No, per niente. Una sorta. Io sento come se lei avesse una forte connessione con questo mondo.
E io so forse anche il perché, perché ne hanno parlato nel finale, quello là neutro, che c'era un'altra persona che aveva creato questo mondo. Probabilmente è stata Uzuru quando è morta, uccisa dalla madre. E probabilmente è stata lei a crearlo. Oh, forse la risposta è dietro questa porta. Può darsi, adesso lo scopriremo. Però ragazzi, abbiamo realizzato il desiderio di Uzuru. Sono molto, molto, molto... sono abbastanza... Wow, davvero, sono davvero scioccata. Tutta questa storia di intrighi, di incesti, queste cose così. È una storia davvero triste, tristissima. E probabilmente si collega anche con il desiderio di Ryotaro, visto che è comunque parente di Mishiro. Molto bene ragazzi, io vi saluto, vedremo come andrà a finire nel prossimo episodio in cui vi mostrerò il finale di Yuzu. Dunque, se vi è piaciuta questa parte lasciate un mi piace, un commento e ci vediamo nel prossimo episodio di Blank Dream. Yahoo!